da piccolo. Nei primi mesi abbiamo tentato, diciamo, di capire un po' come funziona il consiglio di zona, quindi capire diciamo realmente come comportarsi, quindi come funzionano le votazioni, come funzionano le commissioni, e quindi riuscire ad avere un po' l'idea del funzionamento del consiglio di zona. Tre commissioni come quella territorio, in cui viene dato un parere socioambientale sull'edificabilità di, diciamo, di edifici, oppure sulla costruzione di parcheggi. Socioambientale vuol dire che viene proprio fatto dato un giudizio sull'impatto sociale e ambientale della costruzione che si sta richiedendo. Quindi non ci sono in realtà degli indici obiettivi, si usa un po' l'esperienza, si usa un po', diciamo, la preparazione dei consiglieri per dare questo tipo di giudizio, che comunque viene ancora portato in consiglio di zona. È un parere, quindi gli uffici preposti possono poi ignorarlo, come fanno per altre cose. Ad esempio, nella commissione commercio noi portiamo il parere, generalmente ci chiedono l'apertura, pareri riguardo l'apertura delle sale giochi. È stato definito un regolamento per cui le sale giochi non devono essere vicine a questo in zona, è stato fatto proprio la zona 9, a descrizione della zona 9, non devono essere vicine a scuole, non devono essere su strade molto trafficate, non devono essere vicine a luoghi di culto. Quindi noi con queste regole decidiamo se dare il parere positivo o negativo. Lavoriamo su tre, diciamo, su tre obiettivi: essere vicini ai cittadini per quanto riguarda le segnalazioni, ma segnalazioni di tutti i tipi, quindi dal fatto che un semaforo non funziona, che le luci non funzionano in certi quartieri, oppure che gli attraversamenti pedonali non sono fatti bene, che ci sono barriere architettoniche. C'è un iter molto lento per fare questo tipo di segnalazioni, c'è molta burocrazia solo per portare la segnalazione ai settori di pertinenza e per avere la risposta. Quindi quello che vorremmo proporre è l'utilizzo dei software e numeri verdi che permettono di avere la segnalazione direttamente dal cittadino e permettere al cittadino di seguire direttamente la segnalazione senza più passare attraverso tutti questi uffici che alla fine rallentano soltanto l'iter della segnalazione, come fa già il Comune di Udine. Il Comune di Udine utilizza un software che si chiama IPART, dove le segnalazioni vengono fatte direttamente al cittadino su internet e la segnalazione viene data in gestione a un impiegato preciso e si vedono tutti i passaggi, quando la segnalazione è stata assegnata, i commenti di chi la sta seguendo e quanto tempo si mette a chiudere questa segnalazione. Quindi si possono fare statistiche, si possono vedere, l'amministrazione può vedere dove c'è da lavorare, dove c'è da mettere più soldi o dove la società che offre il servizio ha delle mancanze. Quindi questo permette di accelerare molto di più i tempi. L'altro discorso che vorremmo affrontare è il coinvolgimento dei cittadini. Cioè, i cittadini in consiglio di zona vengono soltanto quando hanno grossi problemi, generalmente di sicurezza, ordine pubblico, di viabilità, quindi vengono sporadicamente e non si sentono coinvolti soltanto quando hanno proprio emergenze. Quello che vorremmo fare noi è innanzitutto portare la diretta video, come già avviene in consiglio comunale a Milano. Anche nei consigli di zona vorremmo portare la diretta video per permettere a chi non può uscire la sera magari di casa, a chi è diversamente abile, di comunque di seguire i consigli di zona. Quindi questo è un po' un passaggio. L'altro passaggio è coinvolgere i cittadini nelle decisioni, quindi bilanci partecipativi, referendum confermativi che riguardano la zona, quindi riguardano i posti dove i cittadini vivono e dove passano la maggior parte del loro tempo. Diciamo che
ad oggi il costo dei consigli di zona è molto elevato rispetto a, proprio in termini economici, alla gestione del budget che viene dato per ogni consiglio di zona. Quindi se pensi che ad ogni consigliere viene dato un gettone di presenza di 60 euro circa lordi, per un massimo di 11 gettoni al mese, quindi vuol dire più o meno al massimo 500 euro nette al mese. Oltre a questo devi considerare però che vengono dati i rimborsi alle aziende, cioè ogni consigliere può prendere. Questo fino a ieri, adesso ti spiego. Fino a ieri ogni consigliere poteva prendere una giornata di ferie, giornata di permesso il giorno stesso del consiglio, e l'azienda si poteva rifare sul comune per chiedere un rimborso riguardo a questa giornata di permesso. Inoltre, se il consiglio di zona andava oltre la mezzanotte, i giorni di permesso potevano essere due, fino a un massimo mi sembra di 800 euro mensili, 880 euro mensili che potevano essere richiesti da ogni singola azienda. Fortunatamente da giovedì scorso questa cosa è cambiata, quindi il consigliere può chiedere al massimo 2 ore di permesso per recarsi al consiglio di zona, quindi per arrivare in tempo alla seduta del consiglio di zona, che da noi per esempio è giovedì sera dalle 8 fino alle 11:30. Il discorso del potere che ha il consiglio di zona, abbiamo visto che questa amministrazione vuole andare verso il decentramento, quindi vuol dire dare più potere ai consiglieri di zona, però secondo me è un'arma a doppio taglio, perché per essere funzionale un consiglio di zona deve avere comunque dei consiglieri che si preparano, che si informano, che hanno tempo per seguire le problematiche della zona. Siccome noi non lo facciamo a tempo pieno questo lavoro, noi siamo cittadini come gli altri che dedicano una parte del loro tempo alla zona, quindi vuol dire che generalmente sei impegnato per il consiglio di zona e per da 1 a 8 commissioni se sei da solo in consiglio di zona. E se devi anche seguire, se c'è decentramento vuol dire che ci saranno decisioni molto più impattanti a livello di zona, ma vuol dire anche che ti devi informare, devi documentarti, devi leggerti atti, devi andare a parlare anche con tecnici riguardo ai problemi della zona, e questo vuol dire avere tempo, vuol dire che o chiedi dei permessi oppure sei un disoccupato, oppure devono trovare un altro modo per fare questo tipo di affrontare questo tipo di discorso. Io ho visto che in zona 3 hanno già proposto il decentramento e dare più potere per quanto riguarda la parchi giardini, cioè permettere ai consiglieri di essere più incisivi dal punto di vista dell'arredo urbano e dei giardini, ma questo vuol dire che chi è in questa commissione deve conoscere la zona, ma deve conoscere anche quali sono i problemi che i tecnici che lavorano 8 ore al giorno, che sono professionisti, affrontano tutti i giorni. Questo secondo me non è così semplice, non è così semplice da fare, perché vuol dire avere una preparazione, non è. Quindi può dare dei grossi vantaggi, ma è un'arma a doppio taglio.